Sono Vittorio di vivalafagaccia.com e oggi facciamo i filoni di nonna Laura, che sarebbe questa qua. Adesso non è il pasto, tra un po'. E poi lo faccio riposare. Bene, sempre la pasta va coperta come un bambino piccolo. Allora, adesso prendiamo la pasta, la schiacciamo un po'. E diamo una piega. Una piega, anche due. E farle prendere forza e poi la riposiamo di nuovo lì e la lasciamo di nuovo riposare così. Allora piega così e poi gli faccio su così. Questi sono quelli che faccio io nel mio ristorante. Adesso riusciamo a riposare una bella mezz'oretta. Un'altra mezz'oretta? Forte. Adesso prendo dalla prima, l'ho fatto su. Con questa mano qua schiaccio, con l'altra faccio su per darsi forza. Con questa schiaccio, vedi? E con questo la faccio su. Con questa schiaccio, vedi? Con questa schiaccio e con questa la faccio su. Un po' come si fanno le baguette. Mi pare buono. Sono fin troppo grosse. Cerchiamo di mettere la giunta sotto. Il forno è spento, eh? A lievitare. Allora, li taglio come facciamo noi nel forno. Pane e piuma, questo si chiama. Se questo li taglio a mo' di baguette. Prima di infornare i filoni bisogna spruzzare un po' d'acqua. O mettere un tegame con dell'acqua dentro. Mette il vapore, ci abbiamo messo un po' di acqua prima. Ed ecco qua i filoni di nonna Laura.